7000 caffè, li ho già presi perché... Un caffè, con un po' di humor. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto voce e fermette, uguale. Uguale. Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. Caffè normale? Sì, con utopia. Un caffè con utopia. Con chi? Vogliono un po' di utopia, un goccio. Caffè? Non più normale, ma freddo, freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Ma ne vogliono un altro, lo vogliono freddo. Freddo e corretto. Freddo e corretto. Ma che dice? Bollente e dolcissimo. Bollente e dolcissimo? No, amaro, tanto amaro. No, non lo voglio più. Non lo vuole più? No, signorina, lei adesso si prende tutto. Tutto, silenzio. Questo è corretto, questo è scorretto. Questo è l'humor, questo è l'utopia. Questo è dolce, questo è amaro. Questo è freddo, questo è caldissimo. E questo è offerto dalla ditta. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Buongiorno Civitavecchia, eccoci qui pronti insieme. Oggi è il momento della salute, sì, perché ci ha raggiunto qui al quinto piano di Torre Europa la dottoressa Antonia Di Caprio, nutrizionista, e proseguiremo con il nostro alfabeto dell'alimentazione. E per scoprirlo dovete rimanere sintonizzati qui sui 101.2, ma ora è il momento, lo sapete, lui ha la priorità perché è lui che ci dà l'energia. Stiamo parlando del grande Luciano e del buongiorno di Pausa Caffè. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Buongiorno voce vita mia, buongiorno fantasia, buongiorno musica che sei l'oblio dei giorni miei e coloro che aiutano chi non ce la fa per donar loro un giorno che migliorerà. È un giorno nuovo e poi chissà se il mondo cambierà. Danzarla dovrai, con vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me. Buongiorno cari figli miei, buongiorno a tutti voi. Pensate al giorno che verrà come una novità ed un dono inatteso che va arricchirà di una nuova esperienza che si può ballar. È un passo nuovo e un altro ancora e il mondo cambierà. Danzarla dovrai, con vestito la sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati un po' belli. Allora, oggi parleremo di M come mandorle. Buongiorno Antonia. Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti. Quindi oggi parleremo in particolar modo, ci collegheremo parlando di mandorle, anche approfondiamo la questione della questione, ovvero l'argomento della frutta secca. Sì, in realtà parleremo di frutta secca, però per farlo combaciare con il nostro alfabeto abbiamo detto M come mandorle e non solo. Senti, come
come frutta secca rapidamente in questi 30 secondi prima della pubblicità. Sono vari tipi di frutta, giusto? Sì, sì. E diciamo che il termine frutta secca è un termine molto generico che ci va ad identificare vari tipi di frutta, sia quella con guscio, quindi le noci, le mandorle, le nocchie, le arachidi, ma anche la frutta essiccata, frutta fresca essiccata, albicocche, ananas, banane, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. Rimanete qui! Città. Radio Stella Città. Rimanete con noi. Stay with us. Resti al GNU. Radio Stella Città. Rosati Utensili, da oltre 50 anni al servizio di chi lavora. Utensili, edilizia, ferramenta, giardinaggio, fai da te, vernici a tintometro per carrozzeria, nautica, edilizia e industria e tanti altri prodotti. Vi aspettiamo in via Alfio Flores 17, zona industriale Civitavecchia. Rosati Utensili, perché la qualità si vede nel tempo. Rosati Utensili SRL, vi aspettiamo. La Taverna dell'Olmo, in via Tevere, vi aspetta in un'atmosfera romantica e accogliente, dove potrete gustare specialità di carne e di pesce. Taverna dell'Olmo, in via Tevere numero 4, per info 0766 50 13 31. Scegli noi anche per cerimonie, banchetti o il giorno più bello della tua vita, in una villa da sogno. Radio Stella Città. Dunque, abbiamo detto che varia la frutta secca, ce ne sono di tanti tipi, da gusti legnosi come le noci, le arachidi, le nocciole, a quelli essiccati che si trovano di tutti i tipi, sono molto buoni, albicocche, ananas, banane, cocco, ho visto la papaya, il mango, c'è veramente di tutto. Brava, detto benissimo. Di tutto e di più, anche il kiwi, ho notato... E sono anche buoni, sotto Natale poi si utilizzano, sì, molto. Sì, infatti sono, diciamo, degli alimenti che si consumano moltissimo sotto le feste, durante le feste di Natale, però soprattutto la frutta secca, quella a guscio, dovremmo inserirla quotidianamente nella nostra alimentazione, perché apporta dei benefici notevoli al nostro organismo. Poi adesso vediamo, sì, nello specifico. Come dicevamo, si può parlare di frutta secca, quella a guscio, che è anche chiamata frutta oleosa, per l'alto contenuto di grassi che contiene, però contiene pochi zuccheri. E proprio per questa sua caratteristica di avere un contenuto di grassi abbastanza alto, viene chiamata anche frutta lipidica. Perché è molto calorica, immagino. Sì, sì. È molto calorica. Facciamo un po' attenzione però, sì, ad utilizzare il termine calorico, perché adesso vediamo, Silvia. Ah, vedi. La frutta secca, quella invece a polpa, che poi non è altro che la frutta fresca essiccata, invece è molto povera di grassi, ma è più ricca di zucchero, infatti viene chiamata glucidica. È interessante. E, diciamo, una caratteristica della frutta secca, di questa fresca, a causa dell'essiccazione perde buona parte di acqua, sì, e anche una parte delle vitamine, però rimane abbastanza, cioè ha una concentrazione alta di zuccheri, ma anche sali minerali, proteine e fibre. Ok. E appunto per questo è un alimento abbastanza calorico, quindi sia la frutta quella a guscio che la frutta secca, quella essiccata. Quindi quante ne consiglieresti di mangiarne al giorno di frutta secca all'incirca? Poi dipende all'incirca, naturalmente, ogni caso è a sé. Sì, all'incirca fra i 20 e i 30 grammi al giorno, che può essere anche, è un connubio molto vincente, anche con la cioccolata fondente, però ovviamente aggiungendo una cosa dobbiamo ridurre un'altra, cioè se aggiungiamo della frutta della cioccolata fondente dobbiamo ridurre leggermente il quantitativo di frutta secca, cioè dobbiamo comunque arrivare a 30 grammi al giorno. Ovviamente le calorie sono alte, certo, però potrebbe essere un abbinamento buono anche quello di utilizzare questa frutta secca durante gli spuntini, sì, abbinata però con della frutta fresca. Ad esempio, una mela e qualche mandorla può essere un buon spuntino, un break molto buono per il nostro organismo, perché apportiamo le vitamine
della frutta fresca, oltre all'acqua e ai sali minerali, ma apportiamo anche tanti benefici con la frutta secca. Per esempio abbiamo detto le mandorle. Sì, 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 sì. E perché? Perché la frutta secca ha una composizione, diciamo un po' in generale, quasi tutta la frutta secca contiene un po' di acqua, però contiene tante proteine, abbiamo detto i grassi, carboidrati, minerali e vitamine del gruppo B1, B2, vitamina E, vitamina A e vitamina PP. Mm-hmm. Poi contiene anche i flavonoidi, ne abbiamo parlato tante volte, che sono delle sostanze con proprietà antiossidanti che vanno di conseguenza a contrastare l'azione dei radicali liberi e di conseguenza apportano benefici per il nostro organismo e per la nostra salute. Interessante, quindi, quindi è un buon abbinamento. È un buon abbinamento, assolutamente. Assolutamente, quindi senza arrivare affamati al pasto, che può essere il pranzo o la cena, può essere un importante, come hai detto tu, giustamente, break. Sì. E anche ti dà l'energia giusta per poter continuare ad affrontare la giornata, che può essere lavorativa, sportiva o quello che è, insomma. Bene, giusto. In particolare io consiglio di, la do spesso anche nei miei piani alimentari, la frutta secca, in persone che non hanno particolari problemi, perché adesso vediamo pure, sono delle controindicazioni, certo, ovviamente. E quindi io la consiglio spesso, e soprattutto in quelle persone che hanno un'attività fisica molto, hanno bisogno di tanta energia. Da chi svolge lavori pesanti a chi svolge un'attività fisica. Quindi anche prima di andare in palestra, magari, oppure dopo, meglio. Perché prima magari è meglio dare più carboidrati al nostro organismo e dopo anche proteine. Quindi potrebbe essere un buon abbinamento, cioè facendo un abbinamento giusto, la frutta secca si può mangiare sia prima che dopo un'attività fisica. Ottimo, ottimo. Ma quindi andiamo a vedere quali sono le proprietà curative, quindi i benefici della frutta secca. Allora, la frutta secca contengono, per esempio, le nocciole. Sì. Contengono acidi grassi, ma non solo le nocciole. Contengono gli omega 3, gli omega 6 e hanno anche proprietà infiammatorie. Antinfiammatorie. Oddio, sì, antinfiammatorie. No, infatti dicevo infiammatorie. Infiammatorie. No, non è proprio positivo per il nostro organismo. Antinfiammatorie. Sono una fonte di vitamina E. Sì. Che appunto, come avevo detto prima, sono un ottimo antiossidante per il nostro organismo. Ottimo. Altri tipi di frutta secca, per esempio le mandorle, hanno proprietà benefiche, vengono consigliate soprattutto in persone che hanno attacchi di ansia. Oppure vanno incontro a cattivo umore abbastanza spesso, vengono consigliate le mandorle, dopo vediamo anche il motivo. I pinoli invece hanno proprietà più energetiche, e quindi per chi lavora sia a livello fisico che a livello mentale, e sono infatti consigliati per chi soffre di stanchezza cronica. Quindi pinoli. Andiamo anche a pinoli. Cioè io che tutte le mattine fatico ad alzarmi dal letto. No, non è quella, scherzo, gioco. Stanchezza cronica è anche un problema. Sì. Importante, assolutamente. Senti, ma è vero che le prugne secche aiutano ad andare alla toilette, diciamo? Sì, perché ovviamente hanno una buona quantità di fibre e aiutano a regolare l'intestino. Ma quindi è vero, quindi quando hai problemi, mangiati la Le prugne. Però ovviamente, Silvia, determinati quantitativi, non è che prendi una scatola e te la finisci tutta. Beh, credo che dopo ci vai, ma pesantemente, al bagno. Mi permetto, assolutamente. Diciamo che sono sufficienti dalle 5-6 prugne, sono già sufficienti, anche perché hanno un notevole apporto calorico. Ottimo, ottimo. E poi comunque hanno anche buone quantità di potassio e contribuiscono anche a una buona idratazione, a mantenere un equilibrio idrico nel nostro organismo. Mm-hmm. Ottimo. Senti, per chi soffre di, chi ha problemi di colesterolo? Ecco, anche per chi soffre di colesterolo alto, la frutta secca a guscio, sì, è utile per abbassare questi livelli di grassi nel sangue e riduce anche il rischio di aterosclerosi. Poi la frutta secca, quella lipidica, ovvero quella a guscio, sì, è anche un'ottima fonte di fitoestrogeni, che sono delle sostanze utili durante la menopausa, riducono la sintomatologia. Ah, interessante. Quindi la frutta secca quale? Aspetta, scusa. Quella a guscio, quella lipidica, cioè quella che la noce, la mandorla, la nocchia, gli arachidi, sono queste.
Quindi per tutte le signore che in questo momento stanno affrontando la menopausa, sappiate che questo rappresenta un ottimo alleato. Sì, bene. E anche poi contengono dei fitosteroli, che sono sostanze simili al colesterolo, che aiutano a ridurre i livelli di grasso nel sangue. Quindi per questo, per chi ha problemi di colesterolo alto, fanno molto bene e di conseguenza portano anche un vantaggio per il sistema cardiovascolare. Ah, ecco, quindi fanno bene anche per il nostro cuore. Sì. Assolutamente. Quindi comunque introdurli all'interno di quella che è la nostra dieta quotidiana non può che apportare benefici. Assolutamente. Sì. Ottimo. Ma comunque hanno, cioè sono comunque ricchi di zuccheri questa frutta secca, diciamo, giusto? Sì, sì, e in particolare mi sono perso un attimo. Allora, soprattutto la frutta, quella a polpa, la frutta secca, che sarebbe, magari ci spendiamo un attimo due paroline in più su questa frutta a polpa, perché è la frutta fresca che viene essiccata in vario modo. Può essere messa al sole o all'interno di essiccatori, oppure all'interno di forni. Ci sono varie metodiche, però ovviamente sì, questa frutta, che come ho detto già prima, a differenza della frutta a guscio, ha un bassissimo contenuto di grassi, però mantiene un alto contenuto di zuccheri e di fibre. Certo. Quindi la differenza importante è questa: mentre la frutta a guscio ha più grassi, la frutta fresca essiccata ha un più basso contenuto di grassi, perché comunque mantiene le stesse caratteristiche della frutta fresca. Sì. Quindi ha meno grassi, ha più zuccheri, però ha anche un alto contenuto di fibre e di minerali. Ok, interessante. Però ovviamente, scusami Silvia, se ha, essendo essiccata, avrà una concentrazione di questi nutrienti, cioè se li troviamo più concentrati, piuttosto che all'interno di una mela fresca invece della mela essiccata. Quindi okay, i nutrienti sono più concentrati, perché ovviamente manca l'acqua. Certo, vabbè, come poi anche quando parlavamo dei legumi, che essiccati hanno più calorie rispetto, ecco, a quelli freschi o quelli che vengono reidratati. Quindi, allora, diciamo che quali sono le controindicazioni? Immagino che non sia adatta alle persone che sono obese, credo. Ovviamente, sì, vengono un po' da sé. Le persone obese, persone che hanno disturbi gastrointestinali, problemi al fegato, quando si parla di fegato grasso o di steatosi epatica, problemi ai reni e problemi di colite. Ok. Però ovviamente, dato anche l'alto contenuto di zucchero, la frutta secca, in particolare quella a polpa, come diciamo prima, va evitata anche nelle persone che soffrono di diabete. Ecco, mi raccomando. E dopo questo break abbiamo ascoltato The Reason Why, la canzone di Lorenzo Fragola. Credo che fra poco ripartirà X Factor, credo che siamo prossimi. Sì, stanno già facendo la pubblicità. Infatti, la pubblicità. Vedremo quale sarà il prossimo talento che andranno a scoprire. Dunque, stiamo parlando della frutta secca. Abbiamo visto quelle che sono le sue molteplici proprietà, ma nello stesso tempo anche controindicazioni, perché come tutte le cose, che vi credete? Sì, perché comunque, come dicevamo prima, ha un carico calorico non indifferente questa frutta secca, sia di un tipo che di un altro. Certo. Quindi il consiglio è quello di utilizzarla in sostituzione, ma in aggiunta. Per esempio, mai fare quello che sicuramente è stato fatto in tutte le tavole italiane e non solo, di mangiare la frutta secca a fine del pasto. Questa è una cosa che non va bene, perché ovviamente noi che cosa rischiamo? Di andare ad apportare un ulteriore carico calorico al nostro pranzo o alla nostra cena. Certo, e quindi poi il nostro organismo è ancora più affaticato, perché deve andare a smaltire tutto quello che abbiamo inserito nella nostra alimentazione. Invece va, la frutta secca va in sostituzione, non in aggiunta, ad altre fonti lipidiche. La cosa più facile e più logica che viene in mente da sostituire è il grasso di tipo animale. Quindi magari incrementiamo un po' più di questa frutta secca, ma andiamo a ridurre un po' di proteine animali.
Ok, ah, vedi, questo è interessante. All'interno della dieta quotidiana, se mangiamo comunque le noci, non necessariamente ci dobbiamo abbuffare di carne, mi raccomando. Oppure quello che dicevamo prima, potrebbe essere un ottimo spuntino quello di abbinare una frutta, per esempio una mela o un kiwi, a qualche noce o a qualche mandorla. Mm-hmm. Però ovviamente senza mai superare i 20-30 grammi al giorno di frutta secca. Ottimo, quindi questo è fondamentale. Quindi purtroppo tirate fuori la bilancia se volete mangiare la frutta che secca. Poi non pensare, ma 30 grammi di mandorle sono parecchie, perché quasi sono 30 mandorle, 25-30 mandorle sì, all'incirca. Sì, quindi è un bello spuntino. Eh sì, è un bel gruzzoletto. E poi magari la cosa ideale sarebbe riuscirla a distribuire nell'arco della giornata, credo, sì. E non fare la buffata di queste 20-30 grammi di mandorle. No, magari metterne qualcuna durante la mattinata, qualcunina, o durante gli spuntini. In genere la metto durante gli spuntini, quindi a metà mattina e a metà pomeriggio. Sì, oppure una buona idea potrebbe essere quella di abbinarlo all'interno del pasto. Per esempio un pollo alle mandorle, sì. Oppure delle noci all'interno dell'insalata, sì. Oppure della pasta con i pistacchi. Mm-hmm. Sono tante piccole cosine che potremmo andare ad approfondire magari la prossima volta. Assolutamente, sì sì, perché possiamo proseguire, è molto interessante. Senti, ti faccio la domanda, i semi di zucca come li inseriamo all'interno della frutta secca? Sì. Li potremmo mettere per esempio all'interno di un'insalata. Sì sì, io so che si mettono all'interno delle insalate i semi, sì. Di zucca. Anzi, è un'usanza molto più nord europea che italiana, al mettere la frutta secca. Cioè per esempio vendono proprio delle porzioni di frutta secca mischiata da inserire proprio all'interno, sì, dell'insalata. Sia frutta secca a guscio che frutta, sì, secca quella essiccata. Sì 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 sì, 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 sì. Sì, l'ho ci visto. Sono dei mix già preparati da mettere all'interno della frutta dell'insalata per condirla. Se uno magari non vuole stare lì a sgusciare tutto. Sì, perché ovviamente, brava, mi hai dato un buon input. Se noi andiamo ad acquistare la frutta, quella con il guscio, mantiene la frutta, mantiene preservate tutte le sue caratteristiche nutrizionali, e poi il guscio evita che debba essere aggiunta la frutta di conservanti o qualche altra robaccia chimica. Invece la frutta, quella già sgusciata, se bisogna prendere quella, è preferibile prendere quella, per esempio le mandorle, quelle che hanno la pellicina marrone intorno. Mm-hmm. Quelle che sono completamente spellate, cioè quelle bianche, ormai hanno già perso buona parte dei loro oli essenziali. Ok. E poi per mantenere una conservazione più lunga gli aggiungono dei conservanti, delle sostanze che evitano che si rovinino e che durino, abbiano una scadenza più lunga. Quindi sempre meglio prendere o quella ancora con il guscio, oppure quella che le mandorle per esempio con la pellicina. Certo, poi ci sono alcune che necessariamente o si trovano così o si trovano colì. Eh beh, logico, anche perché i pinoli mi devi chiedere, ecco. Cioè ti devi mettere a schiacciare pinolino per pinolino, prima devi andare a cercare pinolino, sì, per pinolino. Prima era più facile, quando ero più piccola, sì, era molto più facile trovarli nella insomma, sì, sì. Invece adesso rimane un pochino più complicato. Beh, ricordi dell'infanzia, quando tornavi a casa con le mani tutte nere e piene di resina. Vabbè, dai, è una giornata in mezzo alla natura, in mezzo a una pineta magari, sì, perché no? Vabbè, io lo facevo spesso, adesso, come dici giustamente, si trovano un po' meno. Allora, senti, proprio nel dettaglio mi piacerebbe entrare la prossima volta, per quanto così almeno i nostri ascoltatori sanno che la prossima volta proprio affronteremo anche le dosi, le dosi giornaliere, anche tutte quelle che sono le proprietà specifiche di questa frutta secca. Però la cosa che mi incuriosisce è che quello che tu stai dicendo è supportato da delle ricerche, da studi, sì, scientifici. Non è che giustamente Antonia si sveglia e dice oggi voglio fare l'elogio della frutta secca. No, Dio, Silvia, io magari potessi, ma tutto quello che dico è supportato da studi, non mi invento niente. Appunto, assolutamente. Quindi i ricercatori anzi consigliano di inserirla all'interno del l'alimentazione. Prima stavamo navigando su internet e si trovano tante informazioni. Mi raccomando, fate sempre tanta selezione di quello che trovate sulla rete. Si trova di tutto su internet. Però vediamo che, per esempio, risulta da una ricerca che cosa può portare 30 grammi al giorno di mandorle. Ora, oggi parliamo delle mandorle, sì, in particolar modo, in quanto siamo alla lettera M. Quali sono i risultati che hanno portato?
Allora, 30 grammi al giorno all'incirca di mandorle, ovviamente non modificate in nessun modo, né zuccherate né salate, ma così pure nature, sì, aiutano nella prevenzione di numerose malattie e abbassano del 20% la mortalità per qualsiasi causa di morte. Mm-hmm. E le arachidi, cioè le mandorle, come anche altra frutta secca, per esempio le arachidi, le noci e l'altra frutta oleosa, quella a guscio, sì, ha un effetto positivo, mentre la frutta, quella essiccata, avendo questo carico di zuccheri così forte, così elevato, per esempio parlavamo delle albicocche, la mela, le banane, i datteri, anche l'uvetta e i fichi secchi, questi appunto a causa degli zuccheri invece non hanno lo stesso apporto positivo benefico sulla nostra salute, quindi è meglio prediligere la frutta secca oleosa, quindi quella a guscio. Ottimo. Questi studi hanno dimostrato che c'è una relazione positiva, un connubio tra il consumo di noci, arachidi, mandorle e cose simili e un minore rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, cancro al colon, calcoli biliari e di verticoli. E ci sono altri studi, ovviamente non è, io ne ho preso uno, certo, non ci fermiamo solo a questo perché comunque stanno andando avanti e non è, diciamo, una moda questa di inserire la frutta secca, sono proprio degli studi che stanno rendendo sempre più forte questa teoria, che questa, poi, questa sì, teoria. Quindi 30 grammi, allora vediamo, se io lo consumo una volta, cioè in base a questo studio, una volta a settimana abbiamo una riduzione di mortalità dell'11%. Perfetto. Se invece aggiungiamo, invece di una volta, mangiamo questa frutta secca 2, 3 o 4 volte a settimana, questa percentuale sale al 13%. Se invece lo aggiungiamo un 5-6 volte, saliamo ancora al 15%. Se invece consumiamo questi 30 grammi di frutta secca oleosa, quindi quella con guscio, tutti i giorni, raggiungiamo anche un 20%. Ottimo. Che magari mi dirai, vabbè, 11, 13, 15, 20% sono numeri, non certo, sono granché. E invece no, per quanto riguarda queste patologie è un riduzione molto alta. Sì. Poi comunque parliamo sempre di prevenzione. Andiamo a prevenire, cioè alla fine è facile perché mangiungiamo questi 30 grammi di frutta secca, anche in modo piacevole, no? Di curarci, di prevenire, certo, queste problematiche che sono un po' spiacevoli. No, assolutamente, qui ritorniamo sempre all'argomento per cui noi cerchiamo di focalizzare la nostra attenzione sull'alimentazione, perché mangiando bene aiutiamo il nostro organismo a rimanere in salute, cioè il cibo rappresenta la nostra fonte, la maggiore, la prima medicina, nostra prima medicina, è questo, è corretto. E poi siccome so che tu sei tanto amante della natura so che vuoi dare un consiglio, ovvero non buttate i gusci delle noci. No, a parte che ci si possono fare tanti tanti utilizzi, adesso ho scoperto già da un po' di tempo che ci sono anche delle stufe che vanno hanno come combustibile i gusci delle noci, addirittura i nocciolini delle olive, addirittura, sì, favolose, sì, utilizzano questi per produrre calore e sembra che vadano. Un altro consiglio è quello di conservare i gusci delle noci, della frutta secca in genere, per poterla utilizzare durante l'inverno per coprire e proteggere le nostre piantine. Mm-hmm. Cioè mettendo uno strato di 2-3 cm di questa frutta secca ben compattata sulla terra, riesce a proteggere le radici delle nostre piante dal gelo. Ecco, assolutamente. Quindi ritorniamo al fatto che niente si butta, ma tutto quello che è naturale serve a qualcosa, assolutamente. Grazie Antonia. Io so, grazie, che hai un appuntamento, voi, quindi non, sì, ti voglio trattenere di più. Quindi la settimana prossima proseguiremo e andremo ad approfondire, visto che siamo arrivati alla lettera N. Parleremo anche delle noci, rimaniamo noci e nocciole, perché la N, sì, corrisponde a noci e nocciole. Continuiamo. Anche nespole essiccate, perché no? Sì, continuiamo a parlare di frutta secca in generale. Di frutta secca, proprio perché il consiglio che dà la nostra nutrizionista è proprio che
inserendola all'interno dell'alimentazione quotidiana, non può, sempre in maniera dosata, mi raccomando, non è che bisogna eccedere, perché l'eccesso non fa mai no, bene. Va comunque inserito sempre all'interno di un piano alimentare sano, bilanciato ed equilibrato, e ovviamente abbinato ad attività fisica. Ecco, fondamentale, non dimentichiamo. Il nostro motto non lo dobbiamo trascurare mai. Assolutamente no. E quindi proseguiremo affrontando e approfondendo questa tematica, magari anche con qualche consiglio su come utilizzarle all'interno dell'alimentazione, un po' più dettagliato. E che dirti, Antonia, buon lavoro. Grazie, grazie Silvia, buona giornata a tutti. Città. Radio Stella Città. Rimanete con noi. Stay with us. Restez avec nous. Radio Stella Città. Azione. Ehi, salve. Chi siete? Studenti del Marconi di Civitavecchia. Cosa fate? Studiamo. Cosa portate? Novità. Quanti siete? 1100. Dove siete? A Civitavecchia, in via Ciro Corradetti 2. Quanti indirizzi avete? 2. Tecnico e liceo. Spiegati meglio. Non c'è tempo, abbiamo solo 30 secondi. Un fiorino. Un fiorino. Un fiorino. E stop! Venite a trovarci e visitate il sito www.idriscivitavecchia.it. Radio Stella Città. Da martedì 23 settembre Micia Time ti accompagnerà per sempre. Viaggiamo su vibrazioni interiori. Benvenuti, signore e signori. Buona la prima! Dai, dai, mi piace, questa andava bene, dai. Micia Time. Grande Miccia, ormai il rap sta veramente dilagando tra i giovani ragazzi. Ieri ho visto le invasioni barbariche, mi piace tantissimo una Daria Bignardi che intervistava proprio a Fedez e diceva quello che è stato il suo successo, il suo boom attuale, e soprattutto quanti ragazzi ormai in questi ultimi 1-2 anni, così possiamo dire, stanno sempre più apprezzando e seguendo quello che è il mondo del rap, cosa che invece magari in altri paesi, in America, ormai sono anni veramente che si segue questo stile di musica. Noi arriviamo sempre dopo, però piano piano alla fine ci arriviamo. Qualche piccolo appuntamento, eventi simpatici. Vi ricordo che Lillo e Greg tornano con la fantastica avventura di Miss Star. Se volete vederli, saranno a Roma, ora vi dico di preciso la data, al Teatro Olimpico dal 10 febbraio all'8 marzo. Poi c'è una dichiarazione che riguarda Piff, ormai tutti lo conoscono, altro ragazzo, ormai ragazzo, insomma, ce l'ha 40 anni, ragazzotto, dai, diciamo così, che piace sempre più a grandi e piccini. Lui fa un ringraziamento ufficiale nella sua pagina di Facebook, è proprio di ieri, e dichiara: la mafia uccide solo d'estate. Io mi auguro che voi l'abbiate visto, ve lo consiglio vivamente, è un bellissimo film. È il terzo film che gli italiani hanno deciso di acquistare su iTunes nel 2014, dopo The Wolf of Wall Street e Gravity. Che dire, grazie, così lui dice. Beh, guarda, complimenti anche per il gusto degli italiani. Poi su iTunes, diciamo, lo sono soprattutto molto più facile che siano i giovani ad acquistarlo, è una realtà, però vuol dire che tra i ragazzi questo film è piaciuto, e infatti sento che viene consigliato sempre di più. È ottima scelta, e soprattutto bravissimo Piff, hai fatto un film favoloso. E ora ci fermiamo un attimo, andiamo ad ascoltare un po', ritorniamo indietro nel tempo, sono i Duran Duran e il titolo è Sunrise. Dai, un po' di ritmo, ma altri appuntamenti e altre belle notizie che riguardano la nostra città. Vi ricordate, questa settimana abbiamo intervistato Roberta Galletta a proposito del ritorno di Io Faro Carnevale. Bene, ora è ufficiale la sfilata dei carri, si terrà domenica 15 febbraio 2015, ultima domenica utile di Carnevale, con partenza alle ore 15. Sono stati organizzati 6 carri che fanno riferimento alle 5 macro aree di Civitavecchia,
Italia, e ovvero San Liborio, Aurelia, Campo dell'Oro, San Gordiano, che hanno deciso di lavorare insieme, e Centro Storico. Si è poi aggiunto Boccelle, mentre un carro speciale sarà realizzato dal quartiere Cisterna Faro, visto che è lo storico quartiere da dove è nato il carnevale oltre 20 anni fa. Comunque, per qualsiasi informazione o volontà di partecipare e collaborare a questo evento, potete contattare, fanno sapere, la pagina di Facebook del gruppo Io Faro Carnevale. Quindi in poco tempo, e grazie all'entusiasmo partito dal basso e alla volontà di un gruppo di volontari, si è riusciti a contattare la vecchia guardia, rappresentata da Sebastiano Petraloro, e a rimettere in moto una macchina ferma da anni, con la manifestazione che ha lasciato molti bei ricordi nei civitavecchiesi. E oggi, con questa iniziativa, si tenta di riportare questa tradizione, e bisogna dirlo, insomma, anche grazie al sostegno della Fondazione Caricib di Civitavecchia. Che dire, speriamo, quella di quest'anno sarà la 19ª edizione della tradizionale manifestazione dopo la sospensione, tra l'altro contestata e discussa, del 2008, con la manifestazione che cambiò il suo nome in Carnevale Città di Civitavecchia, spegnendosi piano piano negli anni. Altro appuntamento: debutta al nuovo Sala Gasman lo spettacolo comico Sette piani di ruvidezza, scritto e diretto da Claudio Gnomus, con la partecipazione di Donatella Barbagallo e Mirella Martinelli. Un condominio di sette piani è lo scenario nel quale si consumano le ruvide ed esilaranti situazioni che si alternano nella vita dei condomini, dalla portineria fino al tetto. Appuntamento per quando? Sabato 17 gennaio alle 21 e domenica 18 alle 19. Mi raccomando. Ora, una notizia che riguarda il mondo della scuola: in occasione dell'apertura delle iscrizioni per la prima classe della scuola elementare Il Mondo della Serenità, verrà effettuata una giornata informativa sabato dalle 10 alle 12 per permettere ai genitori interessati di visitare la struttura. E ricordiamo che la scuola si trova a Piazza Verri, e non è finita, mia cari ascoltatori, anche appuntamenti in collina. Sì, quante cose vi dico, voi non le sapevate, ne sono certa. In un fine settimana tra sacro e profano, quello dedicato dai collinari a Sant'Antonio Abate. Ad Allumiere si comincia domani alle 17:30 con la processione alla Bianca e la bicchierata tra fedeli. Sabato alle 17, dopo la benedizione in Piazza della Repubblica degli Animali, prenderà il via il corteo religioso animato dagli Amici della Musica, seguito dalla benedizione del fuoco sul sagrato della Chiesa dell'Assunta a cura della Farfalla. E domenica, dopo le messe e la benedizione del pane da offrire alle famiglie, dal primo pomeriggio i ragazzi dell'Azione Cattolica festeggeranno il carnevale. L'appuntamento è per le 15 all'oratorio. Naturalmente ricordiamo Sant'Antonio Abate a Tolfa e a Lumiere, festa doppia. Weekend festaiolo anche, quindi ritorniamo a parlare di Tolfa, dove Università Agraria e Comune hanno preparato un programma nel segno della tradizione. Quindi domani alle 19 processione e lancio dei globi aerostatici in Piazza Vittorio Veneto, con degustazione di vin brulè. Buono! Sabato pomeriggio la festa continua in Piazza Nuova con la benedizione degli animali e i giochi popolari. Domenica pomeriggio si balla in piazza con le maschere di carnevale e le allieve di Marilena Ravaglioli, per poi lasciare il posto all'esibizione dei poeti dell'associazione Bartolomeo Battilocchio e all'estrazione di una ricca lotteria con 50 premi in palio. Quindi, ragazzi, cose da fare ce ne sono, tanto divertimento. E fra poco ne cercherò qualcun altro, e non vi preoccupate che ve li farò conoscere. Ora è il momento di Bruce Springsteen, I'm Going Down. The Boss. E altro appuntamento per questa domenica, soprattutto per gli amanti, per gli sportivi, diciamo, però non è sport, è spettacolo fondamentalmente. Domenica dalle 10 alle 15 nell'anfiteatro di Piazza degli Eventi si svolgerà il trofeo Yachting Club, organizzato dallo Yacht Club Civitavecchia. La gara vedrà protagonista le barche a vela radiocomandate. Ora mi dite, la marca è tipo, il modello è IACC 120, non sono a digiuno di queste cose, che sono delle riproduzioni in scala 1 a 20 di quelle partecipanti all'America
Seas Cup, Alinghi, Luna Rossa, New Zealand e gli altri nomi famosi della vela si fronteggeranno per vincere il trofeo. E nella giornata saranno disputate dalle 8 alle 10 regate e i vincitori avranno buone probabilità di partecipare ai campionati italiani. In caso di maltempo, la manifestazione naturalmente sarà rinviata a domenica 25. Il tutto si è svolto anche grazie al patrocinio del comune di Civitavecchia. Poi non dimentichiamo giovedì, oggi è giovedì, questa sera appuntamento con la sala cinema Buonarroti, 2 giorni, 1 notte, alle 17, alle 19:10, alle 21:15 nel quadro del nuovo Cineclub 21. E Mommy di Javier Dolan in programmazione sabato e domenica prossima, sempre 17, 19, 20 e 21:40, sono i film proposti al nuovo cinema Buonarroti. Come vi dicevo, non mancano le cose da fare. Se uno vuole può andare al classico cinema oppure può tranquillamente andare e decidere anche per dei film vecchi di qualche anno fa che non hanno avuto tempo appunto di vedere, perché no? E ora è il momento dei Cranberries, Dreaming My Dreams. Rimanete qui. Ed eccoci nuovamente in diretta. Nel frattempo stavo sbirciando per vedere se tante volte qualcuno per vedere tante volte il programma del Teatro Traiano. Bene, 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 bene. Questo è il programma di questo, no, del prossimo fine settimana, perché ci saranno fermi quando la moglie è in vacanza con Massimo Ghini ed Elena Santarelli, regia di Alessandro Dalatri. Come al solito il turno C, venerdì 23 gennaio ore 21, sabato 24 gennaio ore 21, domenica 25 gennaio alle ore 17. Mi raccomando, non perdete l'occasione. Però, perché si ferma? Perché questo fine settimana, ovvero il 17 gennaio alle ore 21, torna Marco Marzocca con recital, scusate, lo dico, è meglio che lo dico all'italiana. Quindi insomma, un teatro ricco, andatevi tranquillamente ad informare su quelli che sono i biglietti ancora disponibili. Mi risulta che ancora qualcosa c'è, quindi non perdete l'occasione di poter assistere ai tanti e belli spettacoli che vengono proposti dal nostro teatro. Bene, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto vi do appuntamento a domani. Domani è il momento di parlare di matrimonio, lo sapete, l'appuntamento con la wedding planner, la nostra Raffaella Nawawi. Assolutamente non perdete, poi tanti altri aggiornamenti non si possono perdere assolutamente. E ora ci andiamo ad ascoltare in chiusura una bellissima canzone. Bene, il titolo è Vulcano e loro sono YouTube. A domani, ciao.